E a Rende ora, dove si sono svolte le prove di qualificazione zona sud di scherma del campionato italiano e gli incontri di serie C2 di spada a squadre. Decine di atleti provenienti da varie regioni si sono scontrati dimostrando alto spessore atletico e concentrazione. Emilia De Simone. Disciplina olimpica, la scherma è un combattimento tra due contendenti che ha origine dalle arti marziali, in cui l'abilità e la tecnica fanno la differenza. I campionati italiani divisi per nord, centro e zona sud si chiudono con gli assoluti che quest'anno si disputeranno a giugno a Napoli. A Rende gli schermitori più forti d'Italia hanno tirato per accaparrarsi un posto in finale. Decine di atleti con doti fisiche elevate. Bisogna essere pronti a confrontarsi con un avversario. La scherma non è né uno sport di squadra né uno sport individuale, è uno sport di coppia. Hai bisogno dell'avversario per poter eseguire le tue azioni e poter fare eseguire all'avversario le sue azioni. E quindi il confronto si sposta facilmente dal piano tecnico-tattico a quello umano ed emotivo. Sciabola, fioretto e spada, qual è la disciplina più difficile secondo lei? No, sono soltanto diverse. Sono tutte difficili nella loro impostazione tecnica, hanno delle differenze sia di struttura dell'arma sia di bersaglio da toccare. Le donne prediligono il fioretto? No, oggi la scherma è di genere, di doppio genere in tutte e tre le discipline. Il club Scherma Cosenza milita in C1 spada maschile e B2 fioretto maschile ed ambisce a panorami sportivi più importanti. Quanto è seguita la scherma a Cosenza? Da un po' di anni devo riconoscere che in effetti comincia a essere seguita notevolmente. Questo grazie all'impegno che tutte le nostre società sportive della Calabria riescono a mettere in atto. Il nostro handicap purtroppo è nell'avere la mancanza di strutture che ci impone a lavorare nel piccolo. Inoltre i ragazzi ad una certa età purtroppo ci lasciano per altri lidi italiani dove hanno opportunità lavorative di studio diverse e questo penalizza molto noi società sportive.